Presidio questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro sotto la prefettura delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per manifestare e sottolineare il problema degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro per i tanti lavoratori della Regione Marche e anche della provincia pesarese. Vogliamo mettere al centro dell'agenda politica la questione della sicurezza sui posti di lavoro. È un tema che noi cerchiamo di ritirare fuori costantemente, forse troppo spesso ce ne dimentichiamo e ce ne ricordiamo solo quando poi succedono dei fatti gravi come quelli successi ultimamente. Però voglio anche dire, ma perché per esempio noi seguiamo come categoria i lavoratori delle aziende edili, noi nel primo trimestre 2021 abbiamo registrato più di 180 incidenti mortali nei cantieri, quindi è un problema che è molto grave, che riguarda tutti noi e tutti quelli che lavorano. Quando si sente parlare di semplificare le gare d'appalto, di rendere più semplici i subappalti, oppure quando si parla di offerte al massimo ribasso nelle gare d'appalto delle pubbliche amministrazioni, mi viene un po' da pensare che quando si parla di queste cose qua spesso poi ci troviamo a meno regole nei posti di lavoro, meno tutele per chi lavora e troppo spesso si sente parlare poi di infortuni sui posti di lavoro perché quando non ci sono regole non c'è sicurezza. Nonostante ci sia stato un calo delle ore lavorate, purtroppo gli infortuni non sono diminuiti. Anzi, abbiamo avuto un incremento del 3,8% degli infortuni e questo ci preoccupa molto, perché la sensazione è che in questa fase, soprattutto di pandemia, ci siamo concentrati molto sul combattere la pandemia e siamo un po' dimenticati invece la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare anche le risorse che mette a disposizione la Regione Marche per i controlli, per l'ispezione, per il servizio di prevenzione. Infatti, a fronte di un obbligo del 5% di risorse da mettere a disposizione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ultimi anni sono state ridotte al 2,8%. Ecco, questo minor risorse comporta ovviamente minor controlli, minor risorse umane per gli ispettori per dare comunque una continuità e una sicurezza sui luoghi di lavoro, e questo ci preoccupa molto. È chiaro che noi siamo molto preoccupati perché in un momento in cui le persone sono state in cassa integrazione, abbiamo avuto milioni di ore di cassa integrazione, molte persone hanno perso il lavoro e gli infortuni sul lavoro sono assolutamente aumentati. Già abbiamo 3 morti dall'inizio dell'anno e quindi per noi è assolutamente intollerabile. Le proposte che noi facciamo sono le proposte dei nostri 7 punti. È chiaro che noi chiediamo un patto per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro, un patto che passa attraverso la necessità della formazione. Non è possibile mettere un apprendista davanti a una macchina, delle persone non debitamente formate, passa tramite la formazione fatta alla scuola, nelle scuole superiori, la necessità di individuare una sorta di patente a punti. Non è possibile, soprattutto nel momento in cui si riapriranno i cantieri, e questo è un grosso problema, oltre che nelle aziende anche nei cantieri, che le aziende che non rispettano la normativa sulla sicurezza possano accedere agli appalti pubblici. Quindi queste per noi sono assolutamente elementi essenziali e importanti, e poi chiaramente che venga data maggior ruolo ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza all'interno delle aziende, soprattutto anche attraverso una contrattazione di secondo livello che passa per l'organizzazione del lavoro. Le norme ci sono, ma devono essere assolutamente rispettate. Non è possibile che in nome del profitto i lavoratori la mattina escano di casa e non si sa se tornano a casa la sera.